Ciao creatura, oggi provo a fare un vlog, non so mai se riuscirò a vedere questo video, chissà. Comunque sì, sono struccata, adesso mi pettino, mi stavo preparando, mi stavo vestendo. La situazione fuori è questa. C'è un po' di nebbia. C'è un po' di nebbia, io sono in ferie. Volevo andarmi a fare un giro al mercato. Questa è la situation. C'è nebbia, però comunque guido con la nebbia e il buio, quindi è meglio nebbia e luce. Andiamo lo stesso. Mi hanno detto, ma no, stai a casa. No, io vado lo stesso. Facciamo sto cavolo di vlog. Che cosa è passato? Quindi niente, adesso mi preparo e poi andiamo. Allora, il mio outfit è questo. Ho messo malissimo. Maglietta collo alto, nera. Camicia grigia e nera. Questo maglioncino che ho pagato 4 euro, che mi piace tantissimo, che è nero, però in realtà ha un sacco di fili colorati e quindi fa questo effetto. Quindi è sia colorato che nero, quindi adoro. Poi ho dei semplici pantaloni morbidi neri, non avendo nessuno che mi riprende, non avendo specchio, non riesco. Pantaloni neri comodi perché oggi mi arriva il ciclo, giustamente tutto insieme. E o oggi o domani, perché con gli ormoni che sto prendendo un po' per quello sono ingrassata anche per quello. Vabbè, quindi niente, tra poco scendo, scaldiamo la macchina e partiamo. Ti mostro la mia auto, è sporchissima, quindi non farci caso, perché probabilmente appena farà un po' più caldo la laverò, quindi dopo sarà tutta un'altra cosa, molto meglio. Vabbè. E niente, comunque. Cosa cerco al mercato? Scusa per l'inquadratura di prima, ma non sapevo cosa stessi inquadrando. Comunque, cosa cerco al mercato? Principalmente un paio di pantaloni, perché essendo ingrassata per via degli ormoni, non mi vanno più bene gli altri pantaloni che avevo. Non mi va più bene niente, tranne che mi metto dei pantaloni con l'elastico che sono super comodi e ormai mi sono abituata a quelli e sto da Dio con quelli. Cioè, quando ci si abitua a una cosa, dopo è difficile per me cambiare. Quindi dei pantaloni di jeans nero, taglia 44, perché adesso ho la 44, prima avevo la 42. E avevo la 42 di bacino, diciamo, ecco. E però, essendo 1,73, mi erano tipo acqua alta a Venezia, cioè mi erano corti di caviglia, e quindi indossavo comunque la 44, però con la cintura. E solo che di quei pantaloni 44 con la cintura, ho solo roba super blackster che non avevo da quando avevo 14 anni, quindi mi sembra un po' strano metterli adesso, ok? Quindi volevo dei pantaloni normali, tutti neri, senza cinghie, senza fibbie, senza 3000 cerniere, senza tante toppe, robe varie. Semplici, tutti neri. Quindi sto cercando un paio di quelli. Poi, se vedi tutto bianco intorno è perché c'è una nebbia fotonica oggi. Ieri che sono rimasta a casa non c'era nebbia, oggi che devo uscire c'è nebbia, è ovvio, quando io devo guidare c'è sempre nebbia, è così scritto nelle stelle, quindi vabbè, ce lo facciamo andare bene. Beh, di solito guido con la nebbia e il buio, quindi mi piacerebbe fare un vlog, non vlog, un video ASMR nella mia auto, però magari un giorno che l'ho pulita. Allora facciamo così, non te la faccio vedere, non te la faccio vedere. E te la faccio vedere il giorno che l'ho pulita, quindi tra 1000 anni. No, perché allora l'unico giorno che volevo pulirla, poi avevo la febbre, quindi capisci, no? E c'era un freddo fuori, micidiale, tipo era gennaio, così. E quindi anche meno, lo farò quando ci sarà caldo fuori, perché devo aspirarla. Mi sono cadute delle briciole perché io non mangio in macchina neanche una volta, no, no, mi dicono proprio che non è così. E sì, ci sono un po' di foglie, di cose, di sassi, boh, non lo so. Vabbè. Speravo che verso questo orario la nebbia se ne andasse via, invece è rimasta come se nulla fosse, come se fosse proprio le 5 del mattino. E vabbè, comunque,
Oggi non ho orario, quindi posso farmi le cose con calma. In realtà potrei anche decidere di stare a casa, perché appunto non è che devo fare questa cosa, la faccio perché voglio farla, quindi perfetto, adoro. Questo suono è l'orologio della mia auto che mi indica che sono 20 minuti alle 9. E vabbè, dai, direi che posso pulire i finestrini che sono tutti tipo appannati e mezzi congelati, e scaldo l'auto e poi andiamo. Poi non faccio il video finché guido perché non saprei dove mettere la videocamera, quindi starai attenta tipo alla videocamera che sballonzola di qua e di là, che effettivamente non saprei dove metterla perché ti faccio vedere solo questo piccolo spoiler, ma tanto tutti sanno come sono fatte le auto, però vabbè. Però la mia è fatta così davanti, cioè potrei anche metterla qui, ma secondo me alla prima curva va a farsi benedire, no? Quindi poi se invece la mettessi qua giù, non si vedrebbe nulla perché saresti così, creatura. Quindi che cazzo ora la vedi? Così non vedresti comunque nulla perché ci sono i tergicristalli se la mettessi qui non si vedrebbe comunque nulla, e poi sei sopra ai bottoni qua questo qua, dell'emergenza, cos'è? Quattro frecce, e quindi non vedresti, cioè sarebbe un po' alquanto pericoloso perché cadrebbe dopo un secondo. Qui c'è cannella, il mio profumatore che ormai non sa più da nessun profumo, però lo tengo perché è bello. Questo anche lo devo cambiare perché non sa più da niente, perché ho un profumatore nuovo uguale, però prima volevo pulire l'auto e poi mettere il profumatore nuovo perché ho le manie. Poi ho visto dei profumatori su Shein, forse metterò uno di quelli con tutte forme carine, non lo so, adesso vedo. Comunque dovrò fare prossimamente un ordine su Shein che non ho mai fatto. E perché ho visto delle cose che mi voglio prendere, tra l'altro una di queste cose l'ho messa nel carrello e poi è finita, è andata sold out tipo un secondo dopo, e quindi in realtà sto aspettando che torni quella. Se non torna mi prenderò una roba simile perché uguale non c'è, perché sennò vado ad aspettare troppo e ormai ho deciso che. Quindi nel frattempo sto andando su Shein a guardare tipo questo potrei comprarlo, questo potrei comprarlo. Adesso vedo comunque principalmente cose che di solito negli altri negozi non si trovano, e quindi lo prenderò perché lo voglio da troppo tempo. Non dico cos'è. No, volevo solo farti vedere quello che si vede. Un cazzo. Che casino questa auto. Scaldo la macchina e parto, se no non parto più perché mi sta venendo un mal di pancia fotonico e mi sta passando la voglia di vivere, letteralmente. Quindi, let's go, dai, andiamo. Ci vediamo dopo. Ecco, siamo arrivati, sembra la stessa inquadratura di prima, ma noterai che lo sfondo, il parcheggio è un altro, quindi sono arrivata a Rovigo e adesso scendiamo perché sono io e te, ma sono da sola, come puoi vedere, totally alone. Sono contenta perché stavano facendo dei lavori su un ponte, avevano messo un semaforo che si passava tipo tre alla volta così, e quindi quando ho visto ho detto oddio, hanno finito i lavori, sono lì tipo da 2 mesi, forse anche di più. No, forse da gennaio. Mi ricordo, comunque andavo ancora a lavorare al Covid Point, quindi non so se a gennaio, 2 mesi, sì, 2 mesi sicuri. Quindi ho detto wow, finalmente. Poi scendo, faccio la mia strada normale, trovo tutti i semafori rossi e a una certa. No, deviazione, cosa sta succedendo? Dove devo andare? Perché io, allora, io ho un po' problema oltre a tanti problemi che ho, con il senso dell'orientamento, che praticamente mi perdo. Cioè, io se so che devo fare quella strada lì, faccio quella, non mi devi dare una deviazione, perché sennò io mi incasino, ok? Tipo, avrei mille storie da raccontarti di dove mi sono persa sia a piedi che. Ma soprattutto in macchina, perché a piedi è un altro discorso. In macchina invece
Non puoi tanto star lì a fermarti, a guardarti intorno, cioè se hai delle macchine davanti e dietro devi andare, capito? Tipo l'ultima volta. Ma quando mi succede che magari non c'è nebbia, ci sta anche, riesco anche abbastanza a cavarmela senza tirare troppi porchi, ecco, diciamo così, proprio in modo easy e volgare. Invece, il problema sussiste quando c'è la nebbia, perché già io non so dove cavolo mi trovo, in più non vedo dove sono, quindi non ho punti di riferimento. Mi è successo una volta che stavo andando al lavoro, stavo andando lì al Covid Point, e c'era un incidente, mi sono ritrovato in un posto dove mi hanno fatto prendere una deviazione, ma c'era un nebbione fotonico. Infatti io non avevo visto che c'era l'incidente fino a quando non mi sono ritrovata il poliziotto davanti che mi diceva bisogna andare di là. E io, oh no, perché non si vedeva da qua, da qui a lì, cioè tipo 10 centimetri, non si vedeva cosa c'era perché c'era un mega nebbione appunto. In più era ancora quell'orario vecchio, quindi cioè, anche adesso è ancora l'orario vecchio, però albeggia adesso alle 7, lì albeggiava tipo, lo so, alle 7 e mezza così, quindi c'era tutto buio e non si vedeva un cavolo, e quindi buio, nebbione, deviazione, e sono andata in tizio, e adesso dove cazzo vado? E invece dopo sono riuscita, non so come, mi ero anche fermata col navigatore e anche il navigatore non mi trovava. Questa è stata top. Io ogni volta che mi perdo accendo il navigatore e il navigatore automaticamente non mi trova. E quindi vado ancora più in panico e dico, e adesso cosa faccio? E invece poi me la cavo sempre, quindi vabbè. Diciamo che la teoria del vai sempre dritto da qualche parte finirai funziona sempre. Per adesso ha sempre funzionato, poi chi lo sa. Comunque, mi sono persa anche la prima volta che sono tornata da cavarsele. Mi ha fatto troppo ridere. Dovevo andare ho sbagliato subito la prima uscita della rotatoria, che dovevo andare a prendere la prima. Io invece, cosa ho preso? La seconda. Subito ho sbagliato. Subito il ritorno. Prima volta che la facevo da sola, l'ho persa. L'ho sbagliata subito. Ho messo il navigatore. Mi ha fatto fare una stradina timorata da Dio, strettissima. Fortuna che c'è. Infatti ringrazio sempre che ho la smart, perché veramente anche prima. Ci sono delle stradine microscopiche qui, vicino a una ferrovia. Qua sotto il mini treno, quello che va a Chioggia. Beh, insomma, c'è. Ci sono delle stradine microscopiche. E c'è la gente che nonostante gli fanno 1.000 piste ciclabili, no, deve camminare contromano in mezzo alla carreggiata nella microstrada. Ma vaffanbrodo, cioè, ma veramente, ma scusa, dovremmo passare noi auto, visto che coi cani poi che ha lo sbando, che vanno in qua e là, no, che devi schivare loro, il cane, le macchine che arrivano dall'altra parte. E ho detto, per fortuna che c'ho la smartina, perché altrimenti quelli coi macchinoni faranno stragi. Ah, ti faccio vedere una cosa. Ho ritirato fuori questa borsa, che è quella che usavo tempo fa, mi si è rotta la cerniera. Ho incastrato dentro questa cerniera qua, che però ha funzionato fino a un tot e poi si è rotta anche questa. E vabbè. Però questa è molto capiente. Prima usavo lo zainetto per andare al lavoro, invece adesso ho voluto cambiare, ho ripreso questa borsa. Anche perché forse anche tra qualche giorno ho finito di lavorare, non ce l'hanno ancora detto, o forse tra un mese finisco, quindi non, cioè, chi se ne frega, vado con la borsa, boh, non lo so. Mi sembra più professionale lo zainetto, però vabbè, questa borsa con le manette per i pollici. Nessuno se n'è ancora accorto, quindi. Mi sono portata la mia bottiglietta d'acqua, vabbè, il telefono, e mi sono portata da mangiare la focaccia che ho fatto ieri. E ne mangerei un pezzo subito, quasi quasi. Io non ho fatto colazione, tra l'altro. Metti a fuoco? Vabbè, dicevo, un pezzettino di focaccia, l'ho fatta bella alta, guarda, come ha lievitato bene, anche se l'ho fatta lievitare un po' meno di quello che di solito faccio, perché non avevo tempo. E cucinata anche bene. Ci ho messo sopra l'insaporitore per le patate al forno. E buonissimo. Invece di metterci la solita acqua, olio e sale, ho fatto acqua, olio e l'insaporitore per. Ma è venuta saporitissima. Logicamente, mangiata
giorno dopo non è la stessa cosa di quando l'ho mangiata ieri sera appena cucinata, anzi ieri a pranzo, che era bella calda, soffice e croccante. Vabbè. È comunque buonissima. La batteria già che si sta scaricando della videocamera, quindi adesso la spengo perché ho solo 49 minuti, ma sta scendendo velocissimamente. Quindi ci vediamo al mercato, farò un videoetto così del mercato. Poi se compro qualcosa ti faccio un piccolo haul oppure lo facciamo in un altro video. E poi se riesco ti faccio vedere l'outfit di stasera che vanno a mangiare fuori con i miei colleghi. E non credo di riuscire a filmare quello che mangerò lì perché ci sono loro e cioè, è strano che mi vedano con la videocamera in mano, cioè, dovrei dare troppe spiegazioni, quindi non lo so, ci provo se me la sento, perché sennò dopo mi agito che mi fanno le domande così. Eccoci qua. Allora, del mercato solo questa mini clip. Sì. Minuscola, perché c'era troppa confusione e ho detto no, no, non ci siamo, troppa confusione e quindi niente, non ho fatto video. Anche perché una volta mi sono presa parole perché filmavo e boh, si vede che quello della banchera era losco e non voleva essere ripreso e così e colà e quindi niente. Non so se te l'ho già raccontato, comunque il maglione era questo. Ho comprato solo tre cose, adesso iniziano i video dove tengo in mano e inquadro cose a caso. Comunque no, dovrei farcela. E quindi sto qua davanti alla finestra, che è meglio. C'è luce naturale del sole, che è praticamente ancora tutta nebbia, ma dettagli. Comunque, volevo dire che ho comprato tre cose. Una sola per me, due cose che sono la stessa cosa, perché avevo paura della taglia sbagliata così così. Comunque ho speso 4 euro in tutto, adesso te le mostro, non c'è bisogno di far l'haul perché ho tre cose in croce, quindi va bene. Credo di aver pestato una cimice, perché c'è puzza di cimice. Che schifo, la cimice era sotto la mia ciabatta, adesso le ho messe fuori. Che puzza, cioè mi sono infilata le ciabatte. Pensato normalmente e era proprio sotto e l'ho schiacciata. C'erano le calze Pompea a 1 euro di tanti tipi, a me piacevano tanto queste qui che sono tipo a rete, però nere glitterate, non so se rende, ma penso di sì, guarda. 3 minuti, come 3 minuti la batteria? La videocamera mi si è spenta, morta completamente, nonostante avessi tipo 40 minuti ancora. Poi sono andata a utilizzarla per far vedere le calze e mi dava 2 minuti. Sì, 2 minuti di batteria, quindi poi dopo si è spenta, quindi niente, è deceduta. Non la posso usare per i vlog perché la batteria non regge perché la videocamera è troppo obsoleta. Comunque, niente, come hai visto nel video precedente ho preso quelle calze e poi ho preso questo maglione. Sono stati gli unici due acquisti che ho fatto. Questo maglione a 2 euro e le calze a rete 1 euro. E quindi questo maglione lo stramo perché è tipo colori mi ricordano Halloween. Appena l'ho visto ho detto deve essere mio. Comunque poi dopo sono le cate del futuro perché sono andata alla cena. È stato tutto molto bello, eccetera, eccetera. Non ho filmato appunto perché non ho potuto. E comunque spero che questo vlog, anche se è stato un totale fail per colpa della videocamera, spero che ti abbia rilassato. Mi organizzerò per i prossimi vlog, probabilmente con il telefono, non lo so, vedremo. Comunque ti auguro buonanotte, buon relax. Ciao creatura!